Piazza della Libertà, si è appena conclusa la partita tra Lazio e Bologna. La squadra biancoceleste ha vinto per 2-0, una partita che mette la squadra biancoceleste in prima posizione. Ovviamente ci sono partite da recuperare come quella tra Juventus e Inter e altre partite che a causa dell'emergenza coronavirus non sono state disputate, ma siamo qui a parlare di una Lazio veramente importante, soprattutto perché siede, se così si può dire, sulla prima posizione di un podio ancora provvisorio. Andiamo subito ad ascoltare le parole di Simone Inzaghi da Sky. Ovviamente dalla classifica, dal primato, diciamo che la Lazio non è più una sorpresa e non lo è da tempo, è un percorso lungo, è un percorso che insomma, è iniziato 4 anni fa con Simone Inzaghi, però le chiedo, ha sempre fatto un passo in più la Lazio di Simone Inzaghi da quando ce l'ha guida, però le chiedo se quest'estate le avessero detto che dopo la 26ª giornata la sua Lazio sarebbe stata prima in classifica, lei come avrebbe reagito? Ma probabilmente avrei detto che sarebbe stato difficile, però posso dire insomma che alla fine del ritiro ero molto soddisfatto per come la squadra aveva lavorato, ero molto fiducioso, sapevo che potevamo fare molto bene. Poi da qui a dire che eravamo in testa alla classifica, calcolando le altre squadre che abbiamo di fronte, ce ne passa, però so i ragazzi che alleno e so quanto mi possono dare e soprattutto quello che mi danno giornalmente. Tutti parlano sempre dei segreti della Lazio, è vero c'è il capocannoniere, c'è il miglior uomo assist, la svolta c'è stata anche nella disponibilità dei giocatori. Penso ad esempio a Luis Alberto, oggi come altre partite, come in altre partite in copertina, oggi però un gol, un assist, ma soprattutto anche un lavoro di copertura che va avanti dall'inizio stagione. Ha cambiato anche un po' il modo di giocare suo, di Milinkovic-Savic? Ma io penso di sì, insomma, poi sarebbe riduttivo parlare solo di Luis Alberto e Milinkovic, che sono due top player. Insomma, io parlerei del gruppo, parlerei che oggi per me, per fare un esempio, lasciare in panchina Vavro e Caicedo per me è stato difficilissimo perché venivano da un'ottima partita a Genova, però per quanto riguarda Caicedo, Correa questa settimana aveva lavorato benissimo e Vavro avrebbe meritato di giocare per quello fatto domenica, però calcolando le caratteristiche dei giocatori del Bologna, insomma penso a Barrova, Orsolini, a Palacio, secondo me mi sembrava più opportuno far giocare Ramos e poi insomma i ragazzi sono maturi, accettano le scelte e andiamo avanti su questa strada. Studio, Giancarlo Marocchi. Senti, ma che sia Ciao stato, Giancarlo. ciao Simone, che sia stato tra i migliori Stracoscia ti fa un po' arrabbiare, visto che cioè, fino adesso giustamente ti diciamo quanto sei bravo e che bella Lazio ci proponi, proviamo a vedere di trovare anche qualcosina che può averti dato noia, dai. Ma secondo me Giancarlo bisogna sempre calcolare che ci sono degli avversari. Questa partita per noi era estremamente pericolosa perché sappiamo che squadra è il Bologna, che giocatori ha, che allenatore ha, quindi l'abbiamo preparata nei minimi particolari, fermo restando che il primo tempo, secondo me, il vantaggio doveva essere più ampio, il secondo tempo probabilmente anche per merito del Bologna abbiamo sofferto qualcosina senza avere la forza di chiudere il 3-0 che l'abbiamo cercato anche nei secondi 45 minuti. Cosa risponde a quelli che continuano a dire che sembra essere il vostro anno? E sono in tanti. Ma io posso dire che anche gli altri anni, probabilmente che non erano i nostri anni, abbiamo vinto una Supercoppa e una Coppa Italia in 3 anni ed è 4 anni che arriviamo tra il quinto e l'ottavo posto l'anno scorso, quindi insomma è un bel percorso, è iniziato negli anni, quest'anno siamo in testa alla classifica penso per merito, per quello che abbiamo espresso, gli altri anni abbiamo alzato dei trofei e magari avrebbe voluto farlo qualcun altro al nostro posto. Matteo Marani, Inzaghi, buonasera. Io le chiedevo un mese fa Ciao, buonasera. buonasera, cosa mancava alla Lazio. Lei con grande onestà disse probabilmente non ci manca nulla rispetto alle altre. Sembrò una frase un po' scappata di bocca. In realtà, passato un altro mese, ormai a 12 partite dalla fine, vi dobbiamo considerare assolutamente dentro a questo rush finale per la corsa a scudetto. Dove si decide questo scudetto? Ma io penso che si
circostanza che avranno le squadre, sperando di non perdere giocatori importanti durante la stagione. Adesso noi si può superare, perché non dimentichiamo che la Lazio queste due partite ha giocato senza Cerbi, che è un uomo importantissimo per noi, però ho la fortuna di avere giocatori disponibili, ho la fortuna di avere giocatori che mi danno sempre tutto in campo, e queste due partite l'assenza di Acerbi l'abbiamo sopperita nel migliore dei modi. In tutto questo sposta qualcosa per voi il rinvio di Juventus-Inter, che non si gioca domenica sera, e quindi probabilmente immagino anche il conseguente intasamento del calendario delle due? Ma io penso che a questa cosa non ho minimamente pensato, perché in Italia abbiamo un problema grave in questo momento, che al di là delle partite spostate a porte chiuse, a porte aperte, dobbiamo cercare di sconfiggerlo al più presto facendo tantissima prevenzione. Inzaghi, lei nel 2000, mi perdoni, però sono molto curioso, nel 2000 lei era ovviamente in quella squadra che per l'ultima volta fu in testa al campionato da sola e vinceva sì. Lo scudetto. Ci vede lei dei punti di contatto? Noi ce lo chiedevamo qua in studio prima del suo collegamento. Vede dei punti di contatto con quella storia lì? Io penso l'atmosfera, perché abbiamo un grandissimo spogliatoio con ragazzi che si vogliono bene, sanno che c'è un allenatore che tutti i giorni deve prendere decine di decisioni non semplici, però le accettano, sono sempre ben predisposti per chi comincia, per stare in panchina. E mi è venuto in mente, insomma, che anche l'anno dello scudetto eravamo tanti, e quello che diceva Eriksson lo ascoltavamo sempre, lo accettavamo sempre molto volentieri. Lo sa che il 14 maggio del 2000 è stato l'ultimo giorno nel girone di ritorno in cui la Lazio si è trovata in testa davanti a tutti in classifica? Lazio Regina, prima di oggi. Una giornata per me importantissima, perché insomma è il giorno dello scudetto. Adesso siamo in testa, però se lo sogna spesso un giorno così, un giorno, una festa così da allenatore, la sogna spesso? La sogno spesso, ma la sognavo quando ho preso la squadra 4 anni fa. Sognavo di ritornare in Europa in pianta stabile, come abbiamo fatto, di vincere trofei, ne abbiamo 23. Poi insomma, questo sarebbe un qualcosa in più, che però lotteremo fino alla fine. Non c'è 3 senza 4, magari si dice da quelle parti. Non so se sono i detti, ma sicuramente secondo me in testa di Inzaghi c'è già di quel sogno lì, c'è chiaro, c'è molto chiaro. Grazie mille, bocca al lupo. Inzaghi, complimenti. Grazie. Torniamo quindi in studio per riprendere ovviamente l'argomento della Lazio. Ci trasferiamo allo Stadio Olimpico, dove insieme a noi c'è Emiliano Bernardini del Messaggero, che ha seguito ovviamente la partita dell'Olimpico. Ricordiamo, la Lazio ha vinto 2-0. Questo è il podcast di Piazza della Libertà. Ad Emiliano chiediamo subito se è emozionante vedere questa classifica con la Lazio prima in classifica, nonostante un po' di difficoltà oggi, soprattutto nel secondo tempo. Lazio prima in classifica non succedeva praticamente da 20 anni. I tempi era il 2000. Quindi la Lazio prima in classifica nella seconda parte del campionato è qualcosa di incredibile, emozionante, soprattutto perché è una Lazio bellissima da vedere, quella che gioca il miglior calcio in Italia, è prima in classifica e lo è con merito, sopra la Juventus che ha già battuto, sopra l'Inter che ha battuto, complice poi il rinvio di questa partita, sarà prima praticamente per almeno una settimana e non solo per una notte, come avrebbe potuto essere in caso si fosse giocata la partita. E quindi c'è da dire che è assolutamente merito ad Inzaghi, che ha costruito un gruppo stellare. Difficile, dico, secondo me, eleggere il migliore in campo, perché vogliamo dire che Luis Alberto è straordinario, perfetto, però poi nella partita sono stati importantissime le parate di Stracoscia, i recuperi di Patrick, le corse a perdifiato di Lazzari, la qualità eccelsa di Milinkovic, la fatica di Immobile, seppur non ha segnato. Quindi, e gli stessi
uomini che siedono in panchina che hanno incitato, che si fanno trovare sempre pronti nel momento in cui Inzaghi li chiama in causa. Secondo tempo non certo bellissimo, la Lazio forse si è rilassata un po' troppo, però fortunatamente il VAR, abbiamo testato che il VAR c'è e funziona, e che quando è usato così è molto molto utile, anzi direi fondamentale. Ecco Emiliano, come sta la Lazio, soprattutto come sta Luis Alberto, perché l'abbiamo visto con qualche problema? La Lazio ha dimostrato che sta bene, che non ha paura di nessuno, che le pressioni le trasforma in nuove motivazioni, che la squadra si diverte in campo e fa divertire, strappando continuamente applausi. È una squadra in salute, Luis Alberto sta bene, è giusto che Inzaghi l'abbia tolto per farlo rifiatare un po' a centrocampo, è un uomo fondamentale, non a caso quando è uscito un pochino la Lazio è calata soprattutto nel palleggio e nel tenere palla a centrocampo. E io credo che nella scelta di giocare una sola partita a settimana stia assolutamente premiando, perché la Lazio ha tutto il tempo di preparare la partita, di recuperare energie, e nonostante tre giocatori importanti come Lulic, come Acerbi e come Marusic non disponibili, ha dimostrato di avere comunque uomini all'altezza, battendo per 2-0 un Bologna che è in corsa per l'Europa, insomma, un Bologna che non molla mai e si è visto anche oggi. Grazie Emiliano per il tuo intervento a Piazza della Libertà e per averci raccontato il tuo punto di vista su Lazio-Bologna. Un saluto a tutti voi, soprattutto così, guardando tutti dall'alto verso in basso, che è decisamente molto molto bello. Forza Lazio! Questo era Emiliano Bernardini del Messaggero per questo episodio podcast registrato immediatamente dopo la vittoria della Lazio contro il Bologna per 2-0, Lazio prima in classifica nel campionato di Serie A. Ovviamente restate sintonizzati su Piazza della Libertà attraverso i canali streaming di Spotify, iTunes, YouTube e le pagine Facebook, Twitter e Instagram. Da Cristiano Sala un saluto e a presto.